intanto una, cioè non è che Vesuvi, lui anche in primavera, un applauso forte. Senti, ma qui c'è Mr. Longo, ma quanto vi fa sudare? Abbastanza, giusto. Se siamo in prima in classifica lo dobbiamo soprattutto agli allenamenti, alla sua tattica, alla sua mentalità che è molto importante per noi. Prima parlavo con Ettore, un dirigente, e facciamo l'esempio che secondo me se andiamo in prima squadra non c'è differenza perché la mentalità è la stessa, ribadisco, per questo secondo me che siamo primi in classifica. Ecco, ma raccontami la mentalità di Longo, penso sia vincente. Cosa vi dice esattamente durante la partita? Non aver paura, tanto ti fa giocare lo stesso, eh? No, quello che ci dice deve rimanere tra noi. Comunque, sì, ci sprona molto, ci mette lo spirito del toro, quello che ha visto con noi. È molto importante quello che ci dice. Infatti, veramente, grazie a voi che siamo per il classico. Ci racconti il gruppo che avete costituito? Perché poi, cioè, io penso che una squadra primavera sia come una famiglia, una grande famiglia, no? Siete un po' tutti amici. E durante la partita vi aiutate proprio l'uno con l'altro, anche con le parole, non solo con il gioco. Sì, prima di aiutarci sono quelli che sono in panchina. Ad esempio l'abbiamo già fatto contro il Genoa, che perdevamo 1-0 e a 5 minuti dalla fine abbiamo fatto il 1-1 e il 2-1. E quelli della panchina hanno risultato ancora più di quelli che erano in campo, quindi abbiamo un gruppo molto compatto e viaggiamo tutti per un unico obiettivo. Molti mi chiedevano, ma quel ragazzo in che ruolo gioca? Tu sei un centrocampista, giusto? Che ha doti da regista, o sbaglio? Segni ancora poco? L'anno scorso ho fatto 8 gol, quest'anno non ho ancora trovato il gol. Ma ne uno contro la Juve! Speriamo. Tra l'altro sabato, c'è il derby. Io so che al derby sarà completamente pieno di tifosi granata. Penso che non ci sarà posto per i gobbi, Già in Coppa Italia non c'era spazio per loro, anche ora in campionato in questa partita. Facciamo un grande applauso.